Ragazzi, buongiorno. L'avevo detto l'altro giorno, la Cupra Formentor sta battendo in l'AMG. Ne stanno arrivando parecchie, ne arriva anche un'altra settimana prossima da 2,45. Siamo passati da 150, 190, 2,45 e poi aspettiamo il 3,90 e la BZ5 e siamo a posto. Vabbè, a parte questo. Diventerà una Urus. Diventerà una Urus. Alessio arriva da Milano con la sua 190 cavalli DSG, giusto? Blu, yes. No, scusami, grigio opaco. Grigio magnetico opaco. Ok, però ecco, lo sanno bene loro il colore. Stavo ancora sbagliando con il blu, invece no, un grigio magnetico opaco. Alessio, guardando i video, cosa ti sei reso conto? Che anche la tua macchina ha quella piccola mancanza? Sì, c'è quel piccolo lag iniziale, si sente meglio. Quindi in sostanza volevo tirare fuori il massimo da questa bellissima vettura. Quindi... Tu mi dicevi che è un mese che ce l'hai, un giusto? Mese, sì, sì. Chilometri? E sono sui 1000 km. Sui 1000 km, quello di l'altro giorno era 800, tu sei sui 1000. Sì, sì. Ragazzi, tutte macchine nuove. E non è che la macchina ha il problema, la macchina nasce così. La macchina va benissimo. È fatta così. Si può migliorare. Esatto. Col pedal sprint possiamo migliorare la velocità dell'apertura della valvola farfalla, dove ovviamente la casa madre la blocca in un certo momento per la questione emissioni, fai quello che vuoi per farla andare leggermente meno. Vabbè, col pedal sprint andiamo apertura al 100%, molto più veloce. Okay. E in più abbiamo l'antifurto. Alessio, andiamo a vedere. Macchina bomba. E tu ce l'hai full optional, sì. Con l'interno in pelle. E c'ha anche il cruscotto ricoperto in pelle, che è una in pelle blu. Aspetta che mi giro così, eccola qua, grigio opaco con l'interno blu, come dicevi, bel contrasto. Esatto. Ovviamente c'è anche il tettuccio station wagon, tettuccio grandissimo. Beh, schermo grande su tutto. Esatto. Adesso torniamo indietro, poi proprio in versione U e poi il telefono, per piacere, se proprio me lo passi in mano a me, così faccio io tutte le configurazioni. Ok, perfetto. È uscito ancora, dove è andato? Ok, PS. Eccoci qua. Allora adesso andiamo avanti la sinistra e poi andiamo a destra dove vanno tutte le macchine. Andiamo verso la Corte Lombarda. Ti hai mai sentito il nome di sto centro commerciale? Lo sento, sì, lo conosco dai video, ma non... Da queste parti non sono mai stato. Vabbè, certo. Non ti posso riprendere, ma io ti ho già fatto un cambiamento. E siamo in comfort. Ah, ok, sì. Siamo in comfort. Adesso te la lascio un pelino così, così vedi la differenza com'è in comfort e com'è da originale, ecco. Ragazzi, adesso non si è accesa. Macchina perfettamente funzionante in tutto e siamo in comfort. C'è quel momento di silenzio adesso, perché uno deve capire, ma cosa sta succedendo, cosa è successo alla macchina, come va. Bisogna un attimino osservare, no, sentire sì. Adesso purtroppo sta con il traffico, ovviamente massimo, poi ovviamente stanno strade, anche facendo le strisce, esatto, quindi capito, abbiamo botta di culo. L'altro giorno veniva giù un'acqua della Madonna, oggi stanno facendo le strisce. Vabbè, perfetto, ce l'hanno con noi. Ragazzi, che vi devo dire? Formentor è bellissima. Cioè, è ragazzi, super, è super, veramente top di macchina, bella. Poi c'è quello che dice, mamma, è una tedesca. E invece, ragazzi, questa è veramente tedesca, è fatta bene. Sì, l'hanno proprio indovinata, soprattutto anche come design. Sì. Ha molta personalità, muscolosa. È vero, ma è proprio cioè, bella aggressiva davanti, tu la vedi davanti, sì, bella, sì, bella sì. Cattiva. Una volta me la sono trovato in autostrada, io ero dietro di lei, con i fari accesi, ero un po' in lontananza, sai che non capivo, ho detto, ma che macchina c'è davanti? Gli sono arrivato sotto,
casa era la Cupra Formentor. E detto, ah, che bella dietro, con tutta la striscia rossa dei fari, no? È bella macchina. Sì. Cioè, bisogna dire, quando è bella, cioè. Dici, no, non mi piace. Ti scegli un'altra macchina. Allora, qua siamo ancora in comfort, ragazzi. Adesso rifà la partenza da fermo. Facciamo tutto il giro, Alessio. Ecco, così te l'ho spento. Così è tornato originale. Giro qua. Sinistra, sinistra, sinistra. Andiamo dove c'è il distributore di benzina. Dentro lì. Cioè nella via lì. Ok, qua. Perfetto. Gli ha fatto un cambio marcia. Siamo in sport. In sport. Visto come subito reattiva in sport qua un cambiamento radicale. Sì, quindi comfort qua è sport. Comfort visto come molto più dolce. Sport è già come tocchi il pedale schizza veramente in avanti la macchina. E ti basta schiacciarlo un pelo, E mollare subito perché ovviamente sei molto più veloce, quindi dove vai a guadagnare nei consumi? Tu stai sempre mollando perché sei sempre molto veloce, cioè veloce nel senso nei codici stradali, non è che siamo a 200 all'ora, ma già siamo a 70 all'ora, per dire, la macchina è come se fosse più slegata, più con meno peso, possiamo dire così. Allora, abbiamo il trattore davanti. Non siamo molto fortunati. No, ma neanche un po'. Abbiamo il trattore davanti, ragazzi. Vabbè. Che adesso poi siamo sulla mappatura della Formentor Comfort. Siamo in Comfort, quindi devo ancora trovare la tua in Sport, certo. E queste qua in Sport e in Race. Ragazzi, parliamo della Formentor 190 cavalli, non è la 150 questa, è la 190, quindi la 2000. La 2000, esatto, 2000 TSI. E poi anche 4x4. All'occorrenza, sì. Come Alessia? Sì. La differenza si sente subito. La senti subito perché lei parte veramente nei bassi giri. Se fosse il contrario, negli alti giri dovresti scannare sempre la macchina per farla andare. Alessia, tanto giriamo qua a destra noi. Sì. Inutile rischiare. È inutile, esattamente. Alessia, io te lo spengo. Qua avanti noi giriamo a destra. Adesso qua ce l'abbiamo spento, ragazzi, Adesso facciamo sempre il solito giro destra. E come esce fuori dalla curva, avanti il prossimo. Qua dentro. Perfetto. Ok. Vai. Race. E qua giriamo a destra. Perfetto, che siamo fermi. Qui siamo in Race. Race su Golf. E cambia Race. Adesso faccio, sì, sorpassa anche questo, dai, così ce lo leviamo dai balotte. Cioè, proprio in scioltezza l'abbiamo sorpassata. Allora, facciamo così, rallentiamo noi. Io te lo spengo, tu spostati in Sport. Ok. Tu sei in Sport qua, giusto? Sì. È Sport qua. Lo vedo che fa una faccia bella, e adesso non lo riprendo, ma fa. Cazzo, sei qua! Vorrei spingere ancora. Vorrei spingere, ma non, dobbiamo avere una pista. Esatto. Porca miseria. Autodromo, è pista. No? Sì, autodromo, certo. Adesso dobbiamo andare in Germania, in autobahn. Esatto.
ragazzi, bellissima. Allora, al semaforo andiamo a destra. Se lo becchiamo verde. Vedi che cambia anche un po' il sound? Ma ce la facciamo, destra. Poi ti faccio provare l'ultima in race, race sport con la mamma mia. Notevole. Allora, adesso facciamo così. Te lo spengo. Stanno arrivando anche le chiamate. Te lo metto in race. E siamo in race. Dopo ovviamente Alessio, il compromesso te lo trovi te. Certo, adesso te lo fatti provare tutte, così. Sì, ma la differenza la si avverte subito. Sì. Andiamo di là, dove vanno tutte le macchine. Adesso hai sensibilità del pedale a 0%, cioè come lo sfiore va, parte come un missile. E quel tipo di lag che avevi prima è sparito. Alessio? E come consumi qua sul races? Ovviamente qua dipende sempre dal tuo piede. Esatto, siamo un filino. Siamo molto un filino in più. Filino in più. Allora, se io faccio così, allora, tu mettiti in comfort. Ti faccio provare le modalità. Ok, le modalità eco. Così siamo in eco. E vedrai che la macchina adesso ce l'hai molto più dolce e ti mette le marce tutte dentro una dietro l'altra. Così siamo in eco, quello verde. Ok. Così sei molto tranquillo. Da città, diciamo. Da città, da sì. Città. Cioè, non è più rabbioso come prima, molto più dolce. Ho fatto provare anche il ragazzo, mi fa cavolo, Gerry, eravamo a 50 all'ora, gli ha sparato dentro la quinta. E poi c'è anche l'Eco Plus, giusto? Poi c'è anche l'Eco Plus, sì. Che è questo qua di fianco, tac, che è quello blu. Torniamo indietro, Alessio. Sensibilità pedale sempre migliore, ma sei molto più. Cioè non è che non vada la macchina va, Sì, però velutata. Velutata, bravissimo, hai detto bene, velutata. Vedi com'è bella. E adesso tu, in queste condizioni, se ti trovi bene così, puoi spegnere il cellulare, lo lasci qua. Tu accendi e spegni la macchina, lui rimarrà sempre in eco più. O in sport, o in race, come preferisci te. Prende l'ultima memorizzazione. Esattamente. Allora Alessio, noi ci mettiamo, adesso andiamo a destra. Sì, mettiamoci praticamente lì. Se va via al 500 ci mettiamo dritto al cartello. Così siamo arrivati. E ti faccio vedere il pedalò. Dritto dritto lì. Se va via. Ok, perfetto. Ancora più avanti Alessio, così abbiamo possibilità di far uscire la gente. Quindi Alessio, ti lasciate il cellulare. Okay. Allora Alessio si trova. Rimetti in moto Alessio, tira via lo start and stop. Ma questo non è il start and stop. Ok, perfetto. Allora, Alessio va al centro commerciale, fa la spesa, non gli piace il posto dove hai lasciato la macchina e mette il pedal block. Pedal block in alto a sinistra. Tutto attivo, colorato perché questo è Android. Okay. Lui schiaccia e non va. E la macchina non accelera. Non parte. Okay. Quindi in queste condizioni siamo macchina ferma, motore acceso e lui ha attivato il pedal block. Spegne la macchina, se ne va, la chiude, si fa i fatti suoi col cellulare tranquillamente. Certo. Rientra in macchina, apre la macchina ovviamente, mette in moto la macchina, riapre l'app, lui si troverà in queste condizioni. Ok, quindi praticamente io schiaccio, lui ritorna in eco più. Ok. E va. Perfetto. Aspetta, non eri in piedi. Sì. Ok. Provo. Perfetto. Ok, perfetto. Ragazzi, Cupra Formentor 190 cavalli 4x4 alla correnza. Esatto. Sprintata. Super sprintata. Sprintata. Ragazzi, Alessio. Grande Gerry.
Grande, grande a te che eri, tu eri un attimino scettico, perché, ma è giusto che sia così, certo. È giusto che sia così, perché le cose vanno provate. Vanno provate, qui sono contento di averla provata insieme a te. Grazie Alessio, gentilissimo. Ragazzi, iscrivetevi al canale, un'altra Cupra è stata fatta, quindi all'occorrenza le Cupra le stiamo facendo più o meno tutte le motorizzazioni. Abbiamo fatto anche una Leon 204, 1.4 turbo, o la 1.5, comunque hybrid, okay. Se non sbaglio è la 1.4. Vabbè, comunque, ho fatto anche quella hybrid, questa è hybrid, non è hybrid, no, ma viene settimana prossima, la 245 hybrid. Quindi ragazzi, non avete dubbi che il prodotto funziona alla grande. Assolutamente. Da Jerry è tutto, da CM3 è tutto, Alessio, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao ciao.